paura, eh. Ciao ragazzi, bentornati a tutti in un nuovo video. Devo dire che con le intro ultimamente mi sto divertendo parecchio. Oggi parliamo di manutenzione dei ramponi, che siano semiautomatici, universali o automatici. Ma prima, benvenuti a tutti in questo nuovo video e soprattutto per i non iscritti, benvenuti nel mio canale. Io sono Filippo, vivo in Abruzzo. Questo è il mio canale che tratta tema principalmente di montagna, di escursioni, qualche piccolo trekking di più giorni, vie ferrate e un minimo di alpinismo. Quindi se non siete ancora iscritti al canale, qui sotto trovate il pulsante con la campanellina per ricevere tutte le notifiche. Manutenzione dei ramponi, come farla e come comportarsi, con quali strumenti e con quali metodi. Questi sono i miei consigli, quindi sono frutto della mia esperienza, quindi cercate di prenderla con le pinze. Prima cosa, dopo un'uscita in montagna, è bene far asciugare perfettamente i nostri ramponi. Se avete la possibilità di utilizzare dell'aria compressa, meglio ancora, velocizzerete il processo di asciugatura o al massimo li lasciate stesi all'aperto. Una volta fatto asciugare i ramponi perfettamente, cerchiamo di dargli una pulita con una spazzola abbastanza rigida per quanto riguarda le parti che sono venute a contatto con terra o fango magari, e solo dopo questa pulizia superficiale passeremo alla lubrificazione e all'affilatura delle punte. Per quanto riguarda le punte, è importante visualizzare e concentrarsi su quelle che vengono più a contatto col terreno, con la roccia o anche con il ghiaccio, e quindi con quelle che tendono ad arrotondarsi e a perdere la loro affidabilità e la loro capacità di bucare il ghiaccio. Una volta visualizzata la punta da riaffilare, andremo a lavorare con una piccola lima da ferro tutte le parti stondate e quindi riportare, cercarla di riportare alla situazione originale. Vi sconsiglio vivamente strumenti elettrici o comunque ad alti giri di rotazione, che con la velocità elevata andranno a scaldare il ferro e probabilmente a rimuovere il rivestimento di zincatura esterno che protegge il rampone dall'usura e dal contatto con l'umidità. Passate la lima più volte e più volte sul rampone per riportare una certa affilatura alla punta. Un altro punto fondamentale da tenere sott'occhio è la parte plantare del rampone, ossia la parte che di solito ha tutte le tacche di regolazione per la calzata della scarpa, in base alla scarpa. Quella è una di quelle parti che viene spesso a contatto con la neve, con il fango, quindi con l'umidità, e tende ad arrugginirsi e ad ossidarsi un po' prima. In questo caso un bel po' di olio di gomito vi darà una mano. Potete anche decidere di smontare in due parti il rampone. Vi parlo dei ramponi che utilizzo io, che sono il modello Simond Makalu a 12 punte. Sono smontabili, ma credo che sia una cosa generale dei ramponi, credo che tutti gli altri modelli siano più o meno simili. Ora, come terza parte da controllare sui vostri ramponi, andiamo a vedere tutti i vari perni e le varie viti da lubrificare e da ripulire. Nel caso del rampone semiautomatico, andiamo a lavorare sulla parte anteriore del rampone, che avrà, come il rampone universale, una parte in plastica dove far passare la fibbia collegata con due perni alla struttura principale. Andiamo a spruzzare del lubrificante su questi due perni per permettere la rotazione senza frizione e l'ossidazione delle viti interne. Fatto questo, basta anche una passata generale con uno straccio e un po' di lubrificante su tutta la struttura ferrosa del rampone. Dopodiché andremo a vedere la parte del tallone, dove solo nel rampone automatico o semiautomatico troveremo la vite di regolazione. Questa è la parte un po' più complicata, tra virgolette, perché tende ad inglobare più sporcizia, più neve, più acqua, quindi mi raccomando, asciugatela bene se riuscite con dell'aria compressa, come ho detto prima, facendo uscire tutti i residui di acqua. Anche qui, una volta passata la pezza e asciugato esternamente, andremo ad agire con del lubrificante in modo da non permettere all'acqua e all'umidità di arrugginire i nostri ramponi. Quindi credo di aver detto tutto, questi sono i miei metodi veloci, credo abbastanza buoni per quanto riguarda la manutenzione dei ramponi. Io mi sono sempre trovato bene, mi raccomando, prima di ogni escursione invernale, prima di ogni utilizzo, controllate 100 volte la vostra attrezzatura. Se non siete sicuri, provatela, magari cercate di provarlo sullo scarpone prima di partire e di avventurarvi in montagna, perché è veramente importante. Sono strumenti alpinistici che ci danno sicurezza e sono gli unici con i quali potremo andare in montagna senza correre inutili rischi. E siamo arrivati così alla fine di un altro video, con il quale vi saluto e spero vi sia piaciuto, spero i consigli come sempre siano stati utili. Se così, fatemelo sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale. Io nel frattempo aspetto la prossima escursione e quindi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Grazie a tutti.